sento il lavaro viola sui campi della sfida del valore. La speranza viva ci consola. Abbiamo un 17 e un solo cuore. Oh Fiorentina, di ogni squadra ti voglia regina, soprattutto contro i gobbi. Oh Fiorentina, combatti ovunque ardita e con valor, nell'ora di sconforto, di vittoria, tribù rossonera, amiche, amici del Marietto, buon 23 dicembre a tutte e a tutti e bentornate e bentornati a questo nuovo appuntamento col vostro Marietto milanista. Giusto ieri, quando finivo di fare il video, mi sono dovuto riprendere perché quello che è successo al Cessum Stadium di Torino è stato qualcosa di spettacolare. Juve 0, Fiorentina 3. E Dulcis in fundo nella stessa giornata gli tolgono i 3 punti che avevano dato a tavolino contro il Napoli e quindi si ritrovano con 6 punti in meno. Ciabatella in cul, ma questo è un grande regalo di Natale, un grandissimo che stasera dobbiamo assolutamente colmare con una vittoria dei nostri ragazzi, rimanere lì in testa veramente sulle ali dell'entusiasmo che stiamo vivendo. E quindi ragazzi, davvero speriamo che stasera il Milan faccia la partita della vita, nonostante le continue assenze di Zlatan Ibrahimovic, di Kjaer, di Bennacer, piuttosto che sì, che oggi è anche squalificato, ma noi siamo qua, contenti già di tutto quello che abbiamo fatto quest'anno e oggi manca solo la ciliegina sulla torta per poter completare questo 2020 davvero da un Milan stellare. Comunque stasera alle 20:45 ragazzi si gioca Milan-Lazio, un match che è valido per la 14ª giornata di campionato in un San Siro ancora deserto, come ben tutti noi sappiamo. Due grandi squadre che chiaramente in questo momento si trovano in condizioni diverse. Chiaramente noi siamo proprio là, nell'Olimpo in questo momento del calcio, tanto in Serie A ma anche in Europa League. La Lazio invece quest'anno, ma già si vedeva dal dopo il lockdown, ha avuto una bella discesa, bisogna essere onesti. Tra l'altro stasera, secondo il Piangina, Simone Inzaghi, dovrebbero mancare anche degli elementi, 5 per l'esattezza, e noi che dobbiamo dire, perché noi che abbiamo qualcuno di meglio al loro posto? Ragazzi, mancano i titolarissimi. Però detto questo, andiamo a vedere un attimino. Prima di tutto la partita sarà trasmessa alle 20:45 su DAZN. Per chi non ce l'avesse, fatevi l'abbonamento se potete, e altrimenti ci sono sempre altri rimedi, mi raccomando. Dunque, il Milan potrebbe chiudere alla grande questa stagione veramente, che è qualcosa di spettacolare, qualcosa che ormai è entrato negli annali della storia non solo del calcio di Serie A, ma proprio nella storia del calcio. Tant'è vero che il Milan, se rimane imbattuto questa sera, sarebbe l'unica squadra dei 5 campionati europei maggiori. Quindi stiamo veramente toccando ogni tipo di successo, non ultimo contro il Sassuolo, il gol più veloce del campionato, della storia del calcio di Serie A. Quindi veramente un Milan che ci sta solo dando gioie e soddisfazioni. Stasera dunque il nostro Stefano Pioli dovrà fare di necessità virtù. Sappiamo benissimo che abbiamo il centrocampo praticamente Bennacer e Kessié fuori. Al loro posto all'ultimo momento sembra che dovrebbe farcela Sandro Tonali a fianco di Krunic. Allo stesso tempo ragazzi, anche da dire che io avrei preferito, se devo dirvi la verità, l'abbassamento di Çalhanoğlu dietro e aver messo Brahim Diaz come, diciamo, trequartista, come numero 10. Ma intanto vediamo un po'
La formazione che dovrebbe giocare questa sera si conferma sempre Gigio tra i pali, Calabria a destra e Teo Hernandez a sinistra, Kalulu confermatissimo in mezzo alla difesa con il capitano Romagnoli, poi sulla asse mediana appunto dovrebbe esserci Tonali e Krunic. Dietro l'unica punta, Rafael Leao, si sposteranno da destra a sinistra Selemekers, Calhanoglu e molto probabilmente ci dovrebbe essere il ritorno di Ante Rebic. La Lazio dovrebbe rispondere con Reina in porta, quindi stasera salutiamo un nostro carissimo ex del Milan in difesa. Nel suo 3-5-2 dovrebbe giocare con Patrick, Luis Felipe e Radu. In mezzo al campo la linea di 5 sarà Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic e davanti come due punte Caicedo e Immobile. Quindi sarà una partita dove ci saranno tante assenze da una parte all'altra. Simone Inzaghi dovrebbe appunto rinunciare ad Acerbi, Fares, Lulic, Parolo e Lucas Leiva, a parte appunto l'infortunio di Joaquin Correa, che sembra però essere ritornato e per quanto dall'inizio non dovrebbe partire titolare, dovrebbe andare in panchina. Ragazzi, io in questo momento sono molto vicino anche alla Curva Sud, che ha organizzato praticamente come una torciata che accompagnerà il pullman, anzi già sarà passato alle 18 da Via Caprilli e quindi con torce accese fino allo stadio, con loro dicono con distanze di sicurezza, con mascherine. Tanto alternativi pure voi, dai, che cazzo, dai. Capisci a me? Quindi sarà uno spettacolo per far sentire il calore del popolo rossonero, quella parte calda che tanto manca negli stadi, non solo del Milan, ma negli stadi di tutto il mondo, il calore del pubblico che presto noi tutti vogliamo rivedere, e soprattutto con questo Milan sarebbe veramente come il Carnevale di Rio, perché la gente impazzirebbe. Se tornassimo tutti adesso con una partita come stasera, secondo me ci sarebbero almeno più di 70.000 persone infuocate, indiavolate, a sostenere il nostro Milan. Quindi adesso alle 18:30 è cominciata la partita anche tra Verona e Inter, che in questo momento, tra l'altro, non sto seguendo, ma voglio vedere in diretta qui con voi, beh, in diretta che poi sarà comunque in differita per voi, quanto sta facendo la nostra bella Inter. Al momento 15esimo è sullo 0-0. Quindi speriamo che stasera gli scaligeri ci facciano almeno un regalino, ma soprattutto il regalo facciamocelo da noi, perché vincendo stasera il Milan chiude al primo posto il 2020. Da quanti anni che non succedeva, ragazzi? Veramente, nonostante abbia dovuto passare un anno di merda, veramente a tutti i livelli, con questa storia di sto virus, il Milan, perlomeno visto. L'ho visto, come si dice qua, ci sta dando finalmente gioie e soddisfazioni. Vorrei tornare così, con questo sorriso, anzi me lo auguro, a fine partita, per festeggiare insieme i nostri ragazzi. Ragazzi, mi raccomando, forza e coraggio, diamoci sotto, mandiamo le buone vibre ai ragazzi, perché stasera dobbiamo chiudere da capolisti. Nel 2020 c'è solo una squadra, e quella squadra è la C Milan! Quindi ragazzi, forza Milan, ovunque e comunque, e ci vediamo dopo Milan-Lazio. Ciao!